fare questo ho bisogno dell'aiuto di Ludovica, posso? Grazie. Puoi, Ludovica, controllare questa benda, appoggiarla sui tuoi occhi e dirmi se è trasparente oppure se si vede attraverso. Si vede? Non si vede nulla. Nulla. No. Intanto facciamo accomodare Chiara e ti chiedo cortesemente se vuoi controllare che Chiara non abbia tra i capelli oppure nelle orecchie o tra i vestiti qualcosa di particolare con cui comunicare con me segretamente. No, faccio come in aeroporto? No, mi sembra non abbia nulla, ecco. Nulla. Allora, io ipnotizzerò Chiara e Chiara bendata vedrà attraverso i miei occhi. Wow. Bendarla? Grazie. Da questo momento Chiara vede attraverso i miei occhi. Quindi io vi chiedo cortesemente di tirare su ognuno di voi magari un oggetto. È possibile? Ascolta Chiara, precisamente mi sai dire che cosa sta tirando su Frank? Tazza. Una tazza. Adesso indovina Chiara, Mara che oggetto ha nelle mani? Occhiali. Degli occhiali. Mi avvicino e... Attenzione, indovina Chiara. Federica, che cosa sta tenendo? Telefono. Sì, un telefono. Mi avvicino perché è un oggetto piccolino. Senti Chiara, precisamente, mi sai dire Gio che cosa sta tenendo tra le mani? Plettro. Sì, potete tirare fuori dalle tasche tutti gli oggetti che avete, se possibile. Cosa sto toccando? Portafogli. Un portafogli. Dunque, pensaci bene, che cosa mi ha dato Mara? Bracciale. Sì, un bracciale. Posso? Ecco, che cosa mi ha dato Frank? Banconota. Ecco, di quant'è la banconota? 5 euro. Io ho controllato, i microfoni non ne aveva, giuro. Avete altri oggetti? Ecco, per favore, adesso di quant'è la banconota? 50 euro. 50 euro. Ecco, attenzione Chiara. Per favore, ecco, mi sai dire i primi 4 numeri? 5305. Ascolta per favore, dimmi anche gli altri 4. 7170. Esattamente, attenzione, mi sai dire anche gli ultimi 2? 63. 63, sono tutti giusti, Scusa, posso interrompere? Sì. Se lei si gira. Sì. Si può fare? Sì, possiamo farla, faccio devi... girare io, sì, vado io a farla girare. L'aiuto io? Ah, grazie mille. Cioè, giro la sedia proprio? Se riesci, aspetta. Perfetto. Indovina che cosa sto toccando? Orologio. Volete spostarmi le lancette dell'orologio in modo che Chiara non può sapere che ora è in questo momento, oppure sì, un altro orologio? Posso, nel frattempo che Joe sposta le lancette dell'orologio. Adesso, ecco, che cosa sto toccando, Chiara? Ferma capelli. Ma come? Ecco, mi dici
quante ce ne sono? 5. Sono 5, incredibile. Ma incredibile, ragazzi, come fa? Ascolta, Chiara. Esattamente, mi dici l'ora esatta che è stata messa sull'orologio? Sette e sei minuti. Ma come sette? Ma com'è possibile? Giusto? Allora, vado a svegliare Chiara. Al mio tre, Chiara si sveglierà. Uno, due, tre. With your baby. Cambiata l'energia nello studio, perché ci hai lasciato completamente senza parole, perché è incredibile quello che abbiamo visto. Non abbiamo mai visto nulla del genere. No, mai. Mai. Complimenti. Grazie, grazie mille. Ti dirò che quando tu hai mosso le mani prima sulla ragazza, io ho avuto come un senso di nausea immediato. È possibile? Sì, possibile, come no? Noi siamo energia, quindi trasmettiamo energia. Fede? Beh, siamo un po' tutti scioccati, ma in senso positivo, ovviamente. Sei, è stato veramente un numero illuminante. Brava. Grazie. Grazie. Non so, io mi sento un po' male, nel senso che sono così confuso che mi viene un po' di non so come spiegare la sensazione che ho adesso. È strano. No, io sto molto molto bene, perché io adoro queste cose, non sono mai stato meglio, quindi sei stata fantastica. Grazie, 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 grazie. Votiamo. Secondo me sì. Anche per me sì. Ovviamente sì. Sono 4 sì. Complimenti, siamo senza parole. Grazie. Bravissime. Grazie. Grazie mille. Ciao.